Ciao ragazze, buongiorno, volevo farvi un saluto, saluto veloce. Vi ho pubblicato un video mentre ascoltavo quello stereo lì, però non lo so se a loro esce il copyright, a me è uscito un copyright assurdo di almeno 3 canzoni, non so neanche se ha tanta visibilità questo video. Comunque è uscito stamattina e niente, comunque sono un po' a scarso di idee perché a parte dei tutorial che ho registrato, penso che ormai su YouTube di tutorial se ne trovano a quantità industriali e con le palette che ho tante palette, potrei replicare qualsiasi look. Però ecco, non so neanche più se continuare perché ecco appunto continuare appunto sul canale perché non penso di comprare tanto. Ho in mente degli acquisti da fare, ma saranno su low cost per quanto riguarda dupe, eccetera, eccetera, e per quanto riguarda più o meno la base. Già su altre cose non sono stata molto convinta di questi dupe, mi sono messa a vedere un po' le americane e non so, qualcosa penso lo reperirò su altri siti tipo Douglas, eccetera, eccetera, perché qui non troviamo tutto. Molte cose infatti qui non ci sono, le devi acquistare online. Ho delle palette da smaltire, quindi dupe o non dupe, io ho tante palette da smaltire. E quindi niente ragazze, non so se continuare a pubblicare o no. Comunque vi lascio un sondaggio per quanto riguarda le palette da associare a quest'altra palette. Questo è un altro look che ne è uscito fuori. Ho qualche segno rosso perché io sono così anche quando mi trucco, ho dei segni rossi. Volevo provare anche otticamente, se chiudendo le tapparelle, se riuscite a vedermi meglio. Purtroppo io ho il telefono e l'iPhone non mi fa avvicinare appunto la videocamera, quindi magari sto riscontrando che le foto sì, sono ottime. Adesso o devo girare il telefono e mi abituo a guardare la telecamera senza guardarmi, perché se giro il telefono posso avvicinare la telecamera. Quella interna l'iPhone me la fa avvicinare, quindi vi lascio il sondaggio se vi va, perché io di idee ne ho, però ho un sacco di tutorial. Se volete vi registro i tutorial, se vi va, se siete interessate. Altrimenti non so se pubblicherò ancora. Ho qui un po' di sticker e trucchi finiti, ma penso che ve l'abbia detto, ve lo dico stesso adesso. Il mascara di Diego Dalla Palma mi è piaciuto tantissimo, volumizzante, ma niente di eccezionale. Cioè, pensate che io questo effetto l'ho ottenuto con il panorama che mi costa 11 euro. Questo l'ho trovato in offerta a 16 euro, ma so che costa anche 20 euro. Lenti ci unisce un po' di più, questo sì. Però si secca subito. Siamo tra la qualità tipo come Essence un pelino più alta, perché non è quel mascara che si secca subito, ma tenete lo stesso effetto di Essence. Quindi ecco, l'ho trovato a 16 euro, l'ho provato, non so se lo trovo a 20 euro, ecco non lo prendo. Ho qui un po' di skincare, Face D, lo sapete, il Face D lo sto utilizzando ancora, anche se penso di cambiare routine, perché io poi dopo un po' mi scoccio dei prodotti, ma non perché, anzi, è molto idratante. Questo è un siero veramente che ve lo consiglio tantissimo perché va a idratare tantissimo la pelle. Penso che trovate ancora i kit in offerta. E anche questo qui della Lierac è molto più concentrato rispetto a questo ed è stato un ottimo siero per la sera e per pelli mature, ha i peptidi all'interno, è veramente troppo troppo bello questo siero. Se potete darci un'occhiata, potete avere qualche test, provatelo questo siero perché è veramente ottimo. E poi ragazzi, ho niente, ho il Sanceletà che mi trovo stra bene e ho la CC cream, l'ho tolta da mezzo, non l'ho finita più, però
perché secondo me mi facevo uscire i brufoli, era troppo pesante e poi ormai me l'ho scocciata, ragazze. L'ho usata fino alla fine, ho notato che mi ha fatto uscire qualche imperfezione e ho detto ok, basta, è arrivata la fine. Anche perché qui si è creata un leggero segno e questi erano i prodotti finiti, gli altri non ve li sto neanche a dire perché, ragazze, sinceramente come prodotti per capelli non sono tanto soddisfatta, sto trovando ancora il mio equilibrio, quindi se sono prodotti che non mi piacciono è inutile che ve ne parli. E niente, ragazze, se volete appunto votare al sondaggio mi fate sapere e almeno realizziamo qualche look. Avevo pensato come prossimo video di realizzare magari qualche video sulle palette che potrebbero andare in questo periodo, ecco il periodo primaverile, che però siamo a cavallo tra la primavera e ancora l'inverno, di quel che resta, perché le temperature sono ancora, ecco, non sono ancora primaverili. E niente, ragazze, fatemi sapere appunto cosa siete interessate in particolar modo, se siete interessate alla spazzola per capelli che sto utilizzando, insomma, datemi anche voi spunto per realizzare i video, altrimenti ecco, vi realizzo il video sulle palette del periodo e poi non so perché appunto non ho molti spunti. Poi se siete interessate a qualche tutorial, ve li pubblico, però vedo che non stanno andando più tanti tanti video salvati con diverse palette eccetera eccetera, perché voglio sfruttare le palette che possiedo, però i tutorial, ragazze, non vanno più. Qua ormai va tanto l'acquisto compulsivo delle cose e non tanto mi va, ecco. E niente, ragazze, volevo dire solo questo, vi mando un grosso bacio e vi saluto.